Per questo io, il Signore, voglio fare di nuovo causa a voi e ai vostri discendenti. Andate pure a vedere nelle isole greche, mandate qualcuno a informarsi bene nel territorio della tribù di Kedar, cioè nel deserto. Quindi a nord o a sud, dice. Le isole greche sono a nord di Israele, nord-ovest. E Kedar è sud, è deserto, la zona desertica. Vedrete che non è mai accaduto quello che accade qui. Nessun'altra nazione ha mai cambiato i suoi dei, benché inutili. Il mio popolo invece ha sostituito me, che sono la sua vera gloria, con idoli che non gli recano alcun vantaggio. Perché questa differenza? Avanti. Perché gli idolatri sono sempre più fedeli alle loro convinzioni che non noi cristiani o gli ebrei? Perché gli altri idoli non fanno richieste. Perché non fanno richieste prima, dopo l'altro? Perché gli idolatri sono molto più fedeli ai loro dei di quanto i cristiani o gli ebrei loro fanno fare siano. quello che vogliono per le loro esigenze, ma loro immagino le che loro chiedono, per la fine hanno fedeltà verso i loro che fate? Sì. Noi È questo lo strano, ma che è strano fino a un certo punto, perché se io il mio Dio me lo costruisco in base ai miei progetti, ai miei interessi, alle mie. È normale che sto attaccato. Sono convinto che lui mi può dare quello che mi serve. E invece Israele si è trovato ad avere a che fare con un Dio che non si è cercato lui, ma che ha cercato un Dio che ha cercato il suo popolo. Non è stato Israele a cercarsi questo Dio. Si è trovato cercato. E a chi piace essere lepre? dipende da chi è il cacciatore. Comunque il cacciatore è il trampolino. Il cacciatore ti impallina, che sia buono o non buono, ma è il trampolino, è appunto fare quadri. E quindi dove sta il vero problema? E questo riguarda anche noi cristiani, eh? Noi pensiamo di essere cristiani perché io ho deciso di accettare il battesimo che mi hanno dato, è vero? Sì o sì? Esatto. Ma scusate. Ognuno è cristiano, intanto in quanto accetta il battesimo che ha ricevuto senza averlo chiesto oltretutto. Però insieme i cristiani sono chiesa. Giusto? E cosa vuol dire chiesa? Bibi, la parola. Ah, è greca. Fatta di due parole, ecclesia, ecclesia. Clesia è participio passato di caleo, vuol dire chiamare, quindi chiamata. Ec vuol dire da, che può essere moto a luogo o causale, come tutta la gente. Chiamata da chi? Chiamata da qualcuno? Chiamata da dove si trovavano? Da dove si trova? Ec, moto da luogo. Da dove sei? Chiamato lì. Ma anche però, agente, qui da chi? Da qualcuno. Quindi non insieme perché ci sono interessi che accomunano. Perché ci fa parte di una certa categoria, perché ci si conosce, perché ci si stima, perché se che ha potuto creare lei, ma è amore. Ma si è lì perché chiamati da qualcuno, che non è uno di tanti chiamati, ma è quello che chiama. Quindi l'iniziativa di chi è? Di me che sono cristiano o lui che mi chiama a esserlo? Le smette con sempre questo che proprio il fatto di essere chiesa vuol dire essere consapevoli che sono lì, siamo lì perché qualcuno ci ha chiamato lì. Dove la mia decisione di essere lì è risposta a una convocazione, a una chiamata. Non è la mia decisione che mi fa chiesa. La mia decisione permette di utilizzare il fatto di essere chiesa. La chiesa non c'è perché tanti decidono di trovarsi, ma perché tanti accettano di essere chiamati a far chiesa. Essere chiesa non è qualcosa che dipende da noi. È un regalo che ti hai messo in mano. Puoi utilizzare oppure no.
Ma se lo dimentichiamo, allora so me che quello che tanti dicono, me quando mi sente, quando mi sente, per carità, è vero che essere lì e avere la testa da un'altra parte ha poco senso, no? Trovarsi a celebrare e non sapere cosa si celebra ha poco senso. Essere lì contro voglia non ha senso per niente. Ma è il mio decidere di partecipare che mi fa chiesa. Poi il fatto che io, decidendo di partecipare, accetto una proposta che ho avuto. Accetto la chiamata. Accetto. Quindi l'iniziativa non è mai mia. Ecco cosa si dice qua. Può essere importante il suono della campana della domenica della messa che suona e mi chiama, che mi fa lasciare. Attentamente deve essere la campanina, eh? Sì, è un simbolo, è un segno. La chiamata, era mica la chiamata. È simbolico. Diciamo, l'hanno inventato perché la gente era mia, gli orologi, era l'unico modo per trovarsi tutti insieme nello stesso momento, una convocazione. Però era una chiamata. Però è un essere chiamati, sì, dice che si è chiamati lì. Cioè, se noi dimentichiamo cosa vuol dire essere chiesa, rischiamo di pensare che il Dio nel quale crediamo è un Dio che ci siamo costruiti noi, inventati noi, scelti noi. No, è sempre Lui che sceglie noi. Anche se storicamente, di fatto, per noi è stato più facile incontrarlo che se fossimo nati in Bechuania, per esempio. Quello è vero. Perché la tradizione, l'ambiente, può facilitare la risposta. Può. Perché tutto poi è discutibile, è vero. Però se uno vuole, può. In altre zone del mondo, anche se uno volesse, può far fatica perché... eccetera, eccetera. 30 anni fa era molto più facile. Ma era meno consapevole. Esatto. Adesso, anche se c'è la volontà.